ci sta lavorando in qualche modo. Adesso vorrei dare la parola al deputato Alfonso Bonafede del Movimento 5 Stelle, che ringrazio sia per la presentazione dell'emendamento a lei come anche per la presenza a oggi. Buongiorno, ringrazio innanzitutto quindi per aver organizzato questo evento e per avermi invitato e per avermi dato la possibilità di scrivere un emendamento che non avrei mai pensato di scrivere. E io voglio dirlo sinceramente, io non sono un addetto ai lavori nel settore dell'emergenza abitativa, della casa in generale. Mi sono sempre occupato di giustizia da quando sono entrato in Parlamento, ma tutte le volte che un'associazione, un comitato, tutte le volte in cui cittadini competenti in una determinata materia mi presentavano una proposta, sono stato ad ascoltare, perché molto spesso le proposte migliori arrivano dai cittadini che sono competenti in quella materia. Questa è la storia dell'emendamento che oggi addirittura è l'oggetto principale di questo dibattito. Io ho incontrato l'Unione Inquilini nella persona di Vincenzo Simoni, il Presidente Simoni, e mi viene posta la possibilità di scrivere un articolo di legge che dicesse una cosa molto semplice, e cioè che nel momento in cui vado a riutilizzare beni pubblici e case in particolare, io indirizzo il riutilizzo, do priorità nella riutilizzazione a famiglie che o sono già inserite nelle graduatorie oppure si trovano in una situazione di difficoltà per morosità incolpevole. Una cosa di totale buonsenso, cercare di far sì che ciò che è pubblico possa andare a migliorare la vita delle persone, delle famiglie più deboli. Immediatamente ho accolto la proposta, ho chiesto anche ai miei colleghi all'interno del gruppo parlamentare del Movimento 5 Stelle se c'erano delle preclusioni, se non mi ero accorto di qualcosa, di qualche ostacolo. Loro mi hanno detto che andava benissimo, e poi ho scoperto che c'era un emendamento identico presentato dal collega Morassut del Partito Democratico, ed è accaduta una cosa molto importante. Cioè, un argomento come quello della casa e del diritto delle famiglie più deboli ad avere una casa non ha avuto più un colore politico. È diventato un argomento, come dovrebbe essere, di tutti. E in questo senso maggioranza e opposizione si sono ritrovati perfettamente in una proposta di assoluto buonsenso che è diventata legge. Io qui lo dico con forza, spero che questa esperienza sia un'esperienza che possa essere un modello per tutti i diritti fondamentali dei cittadini, che non possono e non devono avere un colore politico e che non devono diventare argomenti di bandiera, perché devono appartenere a tutti trasversalmente. Ora, detto questo, io so che purtroppo l'emendamento in questione ha avuto un'applicazione, una concretizzazione sicuramente inferiore a quello che ci saremmo aspettati o comunque che avremmo voluto. Questo è chiaramente un fatto che dispiace, e chiaramente poi uno si chiede perché. Perché questo emendamento non è stato applicato? Ne parlavamo anche prima con il dottor Vecchione. Probabilmente tutto è da far risalire la problematica. È una problematica di soldi, è una problematica di fondi. È vero che ci sono regioni particolarmente non virtuose nello spendere soldi, come giustamente diceva il vice ministro Nencini.
ma questo non può essere il pretesto per spendere poco, perché il governo a livello centrale, considerando che gli enti locali sono ormai alla canna del gas, il governo a livello centrale deve cercare di individuare una priorità. Allora, quando io sento di 500 milioni circa dati in non so quanti anni, tre anni, 500 milioni dati in tre anni per la casa dei cittadini, è anche una questione, questo dobbiamo dirlo, perché ciascuno se ne prende le proprie responsabilità, è una questione di scelta, perché alla pari, se io vado a vedere i soldi che sono stati spesi, miliardi e miliardi di euro, per esempio per affrontare le problematiche delle banche, io mi accorgo che oggi il diritto alla casa a livello di scelta di fondi a cui il governo deve destinare i soldi, ancora il diritto alla casa continua ad essere agli ultimi posti dell'agenda politica. Allora, il primo punto è che tutte le forze politiche dovrebbero confluire nel cercare di individuare come priorità il diritto alla casa e come priorità il rispetto della legalità nel consentire a tutti, al maggior numero possibile di cittadini, il diritto alla casa. Perché anche su questo dobbiamo parlarci chiaramente. Io, guardate, mentre il vice ministro mi dispiace se vado via per impegni istituzionali, anche io tra l'altro mi scuso, dovrò andare prima un po' prima, però mentre il vice ministro diceva ma la campagna insomma spende il 9%, io mi chiedevo da semplice cittadino, ma scusate, se in campagna governa la stessa forza politica che governa a livello centrale, perché non si mettono d'accordo e cercano di capire come mai viene speso soltanto il 9%? Perché attenzione, col discorso che il diritto alla casa è di competenza del comune, delle regioni e dello Stato, ciascuno per una parte, si finisce spesso nel cadere nell'errore per cui non si capisce di chi sono le responsabilità, e invece ciascuno deve prendersi le sue responsabilità. Io, guardate, come il Movimento 5 Stelle ancora governiamo in poche città, però la situazione sulla casa che abbiamo trovato a Roma è una situazione a dir poco allucinante. Parliamo, per esempio, io ero poco informato in materia, però questo dà il senso di come vengano sperperati i soldi pubblici, per esempio, faccio esempio dei piani di zona, dei cosiddetti piani di zona, io non so se tutti sanno cosa sono, praticamente per consentire la realizzazione di nuovi immobili, quindi siamo nella vecchia filosofia, cioè piuttosto che riutilizzare quello che ho, io costruisco nuovi immobili. Allora cosa fa per esempio il comune? Dà in concessione un'area a una cooperativa, spesso, che poi deve realizzare il piano di zona, cioè lo prende in concessione, ha delle agevolazioni nel prendere in concessione e poi nel tutte le operazioni che verranno fatte, però la cooperativa deve realizzare tutti dei servizi attorno alla zona. È un caso in cui è una vecchia strategia, secondo me vecchia, spero verrà completamente abbandonata, per cui si dà la possibilità di interagire tra cooperativa, altri enti privati con il comune per poter dare la casa. Ora la situazione a Roma per esempio è drammatica, perché ci sono centinaia di famiglie che hanno anche pagato una parte di casa, ma siccome o la cooperativa in questione è scomparsa oppure comunque ha smesso di realizzare le opere e quindi rimane tutto incompleto, rischiano lo sfratto persone che hanno pagato praticamente quasi tutta la casa, ed è una situazione totalmente selvaggia rispetto alla quale una forza politica e l'amministrazione fa quello che deve fare e che però non era mai stato fatto, e cioè revocare immediatamente le concessioni a chi si rende inadempiente nel piano di zona, cercare di stare vicino a quelle famiglie che stanno per essere sfrattate per cercare di intervenire dove possibile,
cercare di ripristinare la legalità costituendo una commissione di inchiesta che vada a vedere come mai sono accaduti certi fatti. Questo lo dico perché il cittadino che è in cerca della sua casa, diciamo un po' in francese, la casa non è una questione di mattoni ma di amore, che un cittadino che è in cerca della casa non sopporta non solo di non avere la sua casa, ma anche di vedere che tutto il mondo circostante in qualche modo si muove in maniera tale da creare piccole e grandi ingiustizie in cui il cittadino che cerca casa si sente sempre ultimo. Io un fenomeno che va ricollegato, perché nella percezione, guardate, il problema della casa è un problema grave da un punto di vista delle tensioni sociali a cui può dar luogo, perché quando noi parliamo di un cittadino che non ha casa e che magari è in una situazione di sfratto, parliamo anche di un altro cittadino che ha quella casa, che l'ha comprata, che è nel suo patrimonio e dalla quale non ricava più un reddito perché c'è un altro moroso dentro. Quindi si crea un conflitto sociale tra persone che la casa ce l'hanno e da cui non prendono più l'affitto e persone che l'affitto non possono permettersi di pagarlo, un conflitto sociale rispetto al quale lo Stato non può rimanere a guardare. Questo è il punto principale. Se poi aggiungiamo che in quasi tutte le città ormai c'è uno scandalo di affittopoli, per cui il cittadino sa che lui non ha diritto alla casa, ma c'è qualcuno, per esempio, che è in Piazza Pitti a Firenze, ha possibilità di avere una casa di 130 metri quadri con 300 euro, o a Roma con 300 euro ma anche meno, appartamenti davanti al Colosseo. Quando noi parliamo di situazioni che riguardano a volte non solo il patrimonio, il demanio disponibile, il patrimonio disponibile, ma anche quello indisponibile, ci rendiamo conto che al cittadino manca non solo la casa, ma un senso di giustizia che nella casa trova, nella mancanza della casa per quel cittadino trova il suo emblema, il suo simbolo più importante. Allora, per chiudere e per dire che mi auguro che quell'emendamento scritto a questo punto non dal Movimento 5 Stelle ma dal Parlamento italiano, che è la cosa più bella che ci può essere, venga applicato. Non consideriamo il diritto alla casa come una questione che va considerata a parte, perché è chiaramente tutta inserita in un welfare generale. Oggi, come diceva prima, non so se l'assessore o il viceministro, più aumenta la povertà, maggiore è la difficoltà di far fronte al problema del diritto alla casa. Sono d'accordo, per questo ritengo, scusate, è un nostro chiodo fisso del Movimento 5 Stelle, ma crediamo che la manovra di base, la manovra economica di base principale, quella del reddito di cittadinanza, potrebbe alleggerire anche tutte le tensioni che ci sono sul diritto alla casa, perché garantire a chi non ha lavoro un reddito di 780 euro al mese, che in un nucleo familiare può diventare anche più ampio, può permettere a una famiglia di accedere alla casa o quantomeno di tamponare un'emergenza a cui lo Stato in questo momento non sta facendo fronte. Io vi ringrazio per l'invito, sarò per qui per quanto possibile ad ascoltare tanti addetti ai lavori che stanno dando un contributo importante. Ripeto, spero che ci vediamo fra un anno, due anni, parlando di come l'emendamento scritto dal Parlamento italiano, non dal Movimento 5 Stelle o dal Partito Democratico, ma dal Parlamento italiano, e approvato dal Parlamento italiano, abbia trovato grande attuazione. Grazie.